Buongiorno a tutti e bentrovati sul canale. Oggi nuovissimo video in cui provo con voi dei prodotti low cost che rappresentano un po' le novità dei prodotti reperibili al supermercato oppure facilmente anche su Amazon, prodotti da drugstore, è possibile definirli, che appunto rappresentano un po' la novità e che mi hanno incuriosito particolarmente. Sono prodotti che io ho acquistato tutti scontati sul sito di Lookfantastic nei giorni successivi al Black Friday e al Cyber Monday, e di queste giornate io ancora devo mostrarvi i miei acquisti, ma sarà in uno dei prossimi video. Quindi non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in maniera tale da poter ricevere le notifiche dei miei video. Ma partiamo subito e in quanto sono ovviamente totalmente struccata, ho soltanto sistemato già le sopracciglia che io di solito faccio prima nella base viso, e come base viso ho utilizzato soltanto la Magic Cream di Charlotte Tilbury, anch'essa in dirittura di arrivo. Quindi partiamo subito dal primo prodotto, voi mi state vedendo agitare, e in quanto vi faccio vedere il True Match Nude Plumping Tinted Serum di L'Oreal, questo qui. Allora, questo prodotto su Lookfantastic costa a prezzo pieno 15,95 euro, sono disponibili in 9 tonalità. Io ho acquistato quella adatta al mio incarnato, che è la 2-3 Light. Poi potete trovare anche la 0,52, che è quella appena al di sotto, e poi trovate la 3-4, che è quella al di sopra, che mi pare che si chiami Light Medium, se non erro. Questo diciamo che è la tonalità per me più corretta, in quanto è un beige, quindi un colore neutro leggermente caldo. Si usa così, ha una texture molto liquida, in quanto viene definito a metà tra un siero, questa pipetta, tra un siero e un prodotto da make-up, quindi un prodotto. Possiamo definirlo un fondotinta vero e proprio. Allora, io adesso vi faccio vedere come si comporta su di me e che metodo utilizzo per stenderlo. Non fate caso ai capelli, ma li ho appena lavati, quindi li attorciglio di solito, poi per averli un po' più ondulati. Quindi io lo stendo così direttamente dalla pipetta, tanto è un prodotto che devo utilizzare solo su di me. E vi faccio vedere un po' come si stende e come si applica. Allora, come vi dicevo, viene definito come un prodotto ibrido in quanto contiene all'interno l'1% di acido ialuronico, quindi lo definiscono un siero per questo, un siero idratante, e al contempo però serve a omogenizzare, ovviamente in maniera bassa, a una coprenza bassa, l'incarnato. Allora, io utilizzo un pennello di questo tipo, che è il Multitasker Complexion numero 45 di Sephora, che ha praticamente queste setole, quindi non troppo strette, ma nemmeno troppo larghe e fitte. Questo è un prodotto che può essere applicato con le mani, ma io odio utilizzare prodotti come fondotinta sul viso con le mani. Non lo so, io lo trovo poco igienico, quindi preferisco utilizzare un pennello di questo tipo oppure un duo fibre che con i prodotti così molto leggeri si sposano perfettamente. Adesso io ve lo mostro con un solo strato, così voi vi fate un'idea del prodotto, e viene definito come un prodotto per il viso che deve avere un finish glowy. Ora, io lo vedo luminoso,
però non lo vedo così tanto luminoso e per me è sicuramente un pregio perché io avendo la pelle in inverno misto secca e in estate mista mi trovo meglio con i prodotti che non siano così tanto lucidi, anche perché poi io tendo a fissare tutto il viso, proprio tutto. E quindi diciamo un po' che questo finish lo perdo. Allora, questo è con una passata. Quindi avete visto come l'ho applicato da questa parte, ovviamente non ha camuffato le macchioline. Nemmeno qui sul mento e tantomeno qui. Questo è un capillare rotto, invece questo qui è un brufoletto. Adesso facciamo una cosa, io vi faccio vedere cosa succede passandoci un secondo strato di prodotto e concentrandomi soprattutto sulle zone un po' più arrossate o comunque con qualche macchiolina, in maniera tale che voi possiate capire il grado di coprenza. Non vi aspettate chissà che grado di coprenza, ma anche perché non è un prodotto che viene venduto come tale. Quindi lo dovete acquistare se avete una pelle che ha bisogno di idratazione, se avete una pelle che non ha bisogno di particolare coprenza, oppure se poi successivamente voi vi applicate lì con un correttore ad hoc sulle zone da coprire, che è un po' quello che faccio anch'io quando ne sento il bisogno, oppure lascio tutto così com'è se non me ne importa più di tanto, almeno durante quella giornata. Quindi questo è il finish da vicino. Faccio lo zoom così potete ben vedere sulla fronte, da questa parte. Lo vedete che alla fine non copre le macchioline, non copre brufoletti o macchioline post brufolo, però il finish è bello luminoso, è come se fosse un finish di pelle sana. Ora, durante il corso del tempo, delle ore, perché io l'ho provato in questi giorni, mi rendo conto che si fissa, è come se venisse maggiormente assorbito dalla pelle e durante il corso delle ore rimane lì senza mettere in evidenza rughe, lineette, segni d'espressione, anzi rimane lì bello fin quando non lo struccate. Rieccoci quindi con la base viso completata. Allora, cosa ho utilizzato? Il correttore è l'Instant Anti-Age, questo qui di Maybelline, nella tonalità Light, che utilizzo per illuminare la zona del contorno occhi, leggermente il centro del viso, un po' l'arco di Cupido e il mento. Poi ho incipriato con la Radiant Fusion, tonalità 02, questa è una cipria cotta che ormai conoscete perché vi ho fatto vedere tante volte, di Kiko e che sto cercando di consumare per stare a casa perché non è una cipria che mi piace. Poi ho utilizzato come blush Rocater di Benefit, anche questo è un prodotto che avete visto tantissimo e che sto finendo. Quindi passiamo adesso alla seconda novità. Sto parlando del mascara. Questo è lo Sky High di Maybelline, che ormai penso che tutti voi conoscerete. Che costa sul Lookfantastic 11 euro, ovviamente come vi dicevo io l'ho preso scontato. Ci sono due versioni di questo mascara, il primo è quello classico nero e il secondo è quello in versione waterproof. Io vi dico la verità, ho acquistato quello nero in versione classica perché della versione waterproof non me ne sarei fatta niente. Questo è lo scovolino, quindi tende a, è un pochino storto, tende a essere uno scovolino conico, quindi un po' più largo qui alla base, poi piano piano si stringe in punta
è molto flessibile, quindi da una parte la sua caratteristica principale, intanto piego le ciglia, è quello di appunto riuscire a prendere tutte le ciglia, sia superiori che inferiori, però al contempo, essendo avendo uno scovolino così tanto flessibile, è facile che possiate sporcarvi. Adesso ve lo faccio vedere in azione, ovviamente zoom. Quindi questo è il lato con il mascara, un solo strato, non ne faccio di più perché già l'effetto è bellissimo, cioè ha molto molto di ciglia a ventaglio, molto lunghe, non dico tanto volumizzate quanto definite, che è un effetto che io amo. E adesso facciamo anche dall'altra parte. Questo mascara mi ricorda moltissimo uno dei miei mascara preferiti, forse il mio preferito, che è il Bad Girl Bang di Benefit, perché anche quello serviva a definire le ciglia e soprattutto ad allungarle. Quindi concentratevi soprattutto sulla base delle ciglia e poi tirate. Cioè, bellissimo, un effetto bellissimo. Metto anche di sotto. Allora, a me piace tantissimo. Un effetto così, un mascara non me lo dava da tanto tempo, proprio me le allunga, me le definisce, mi dà questo effetto bello a ventaglio. Mi piace tantissimo e su di me già fa questo effetto con un solo strato, quindi figurarsi. Per quanto riguarda lo struccaggio, perché ho letto di alcune che hanno molti problemi con lo struccaggio di questo mascara, in tutta onestà io faccio la doppia detersione e si leva facilmente, se ne va via del tutto. Altrimenti ho visto anche un altro metodo, ovvero siccome questo mascara è come se creasse una sorta di film su ogni singolo ciglio, quindi consigliano, se ovviamente acquistate la versione normale, non quella waterproof, di bagnare piano piano le ciglia con l'acqua e fare questo movimento in maniera tale che il prodotto è come se si scollasse via dalle ciglia. Io non l'ho provato perché, appunto, come vi dicevo, faccio prima una detersione con un detergente oleoso e poi subito dopo con una mousse, un detergente acquoso, e su di me non ho avuto nessun problema nello struccaggio, quindi vi dico la verità, veramente apprezzatissimo. Ci vuole un po' di manualità per il fatto dello scovolino che appunto è molto molto flessibile, però io non ho ciglia chilometriche e quindi non ho riscontrato chissà quali difficoltà. Poi l'ultimo prodotto che invece vi faccio vedere, che è non lo so, è stato veramente sensazionale, una scoperta unica. È il Lifter Gloss di Maybelline, questo qui, che ho acquistato nella tonalità 005 Petal, sempre sul Look Fantastic, e che ha un prezzo pieno di 10,45 euro. Lo trovate in 9 tonalità, lì sul sito ci sono tutte le tonalità, e io ho deciso di acquistare questa qui perché è una tonalità piena,
tra quelle rosate è sicuramente quella più pigmentata, però poi ci sono anche i nude tendenti al marroncino, oppure delle tonalità che hanno all'interno delle perlescenze più intense. Invece questo qui è come se fosse un gloss, però senza perlescenza, quindi bello pigmentato, ma senza star lì ad avere quel solito effetto ultra brillantinato, passatemi il termine. Lo scovolino, che è bello grosso, praticamente permette, dato che viene pulito qui sotto, permette di prendere la quantità perfetta per poterla utilizzare su tutte e due le labbra, quindi va benissimo. E adesso ve lo mostro. Contiene all'interno acido ialuronico e quindi quell'effetto idratante, rimpolpante si vede e si evince subito. E questo è il gloss indossato. Allora, profumo leggermente dolciastro che si sente all'inizio, poi adesso già non lo sento più. Mi piace moltissimo perché piano piano, avendo questa sorta di texture che sembra un gel però acquoso, piano piano cosa succede nel corso delle ore? Che si fissa, mantiene le labbra ben idratate, rimpolpate ma colorate. Ovviamente se sopra ci mettete la mascherina è ovvio che migri, ma questo lo fanno tutti i prodotti, cioè forse gli unici che non lo fanno sono i rossetti liquidi, ma sempre dipende che rossetti liquidi sono. E io ho deciso di acquistare questa tonalità perché, in tutta onestà, non so cosa farmene di un gloss, me ne basta uno alla fine, un gloss trasparente, ma preferisco dei gloss colorati perché mi danno un effetto, non lo so, di un aspetto vivo. Invece, i gloss trasparenti sì, vanno bene, però lasciano il tempo che trovano, non lo so, io a quel punto indosso semplicemente un burro cacao, un balsamo labbra se non devo avere nessun colore sulle labbra, anche perché io le labbra ce l'ho un po' pallidine, quindi mi piace tantissimo che sembrino belle rimpolpate, belle idratate, ma che abbiano anche un tocco di colore, appunto per rendermi l'incarnato un po' più vivo. D'altronde, mi avete visto all'inizio, mi avete visto adesso, la differenza è tangibile una volta che sono truccata. Quindi io penso di acquistare questo prodotto anche in altre tonalità perché l'ho trovato favoloso, proprio favoloso. Non penso di acquistare la tonalità quella trasparente. Mi trovo benissimo con questa formula e io ho altri termini di paragone, per cui sapete benissimo che indosso e utilizzo tanto i gloss di Fenty Beauty, ho anche i gloss di Pat McGrath, ho un gloss Nabla anch'esso dalla colorazione piena così, perché sono quelli che preferisco, e questi tre termini di paragone sono belli alti e posso benissimo dire che questo di Maybelline non sfigura in confronto appunto ai prodotti di questi brand, anzi mi piace tantissimo, e se volete investire pochi soldi ma avere una resa favolosa vi consiglio di acquistare questo. Quindi in tutto ciò finora ho acquistato tre prodotti da drugstore, tre prodotti di brand che non calcolavo da tanti anni, vi dico la verità, e ne sono rimasta piacevolmente entusiasta. Sono contentissima
tristissima perché la delusione io me la sentivo che era dietro l'angolo e invece no. Quindi a questo punto fatemi sapere quali prodotti avete già testato di questi tre, perché quasi sicuramente qualcuno, almeno uno ne avete provato. Quali acquisterete, quali vi ha incuriosito e spero che questo format vi sia piaciuto. Non sono vere e proprie recensioni, ma sono prodotti che ho testato per una settimana e quindi diciamo che ho un'idea, non dico completa al 100%, ma all'85-90% me la sono già fatta. Questo è quanto e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione! Ciao!